Salve a tutti. Che cosa sta succedendo? No? Scusate questa postazione così, ma si sentiva male, mi hanno detto, e tento di farvi sentire bene. E non mi piacciono tanto queste cose perché sembrano magari troppo elaborate, però penso che così potete ascoltare meglio. Cosa sta succedendo? Cosa accade? Beh, accade che l'Europa sta subendo ciò che avevo detto tempo fa. Sta subendo ciò che ha fatto, ciò che è accaduto è un rivolgimento da parte di alcuni gruppi di persone che hanno deciso, diciamo così, di andare a colpire innanzitutto, diciamo, l'Europa con tutto quello che sta accadendo. Beh, c'è la volontà di trasformazione delle democrazie in qualcosa di differente, no? Cioè, penso che non è che ci vuole una scienza a vedere questa cosa e tutto quello che si è pensato di fare e che stanno facendo è rivolto a questo, è rivolto a modificare il tutto. Già il fatto che c'è questo annacquamento della cultura europea, no? Che l'avevo già detto anni fa, per poterla cancellare. Non c'è altro modo che cioè, se io, che ne so, quando prendo un whisky, se lo prendo liscio, assaggio il whisky, se lo prendo on the rocks, con il ghiaccio, è un whisky già un pochino più alterato, se lo prendo con l'acqua o con il seltz o altro, non è più whisky e quindi alla fine perde la sua caratteristica di whisky. È quello che stanno facendo per quanto riguarda le culture europee, perché sono molto potenti e radicate, e per il loro passato coloniale. Beh, la cancel culture, ossia la cancellazione della cultura, specialmente europea occidentale, sta avanzando molto. Potete vedere dappertutto che ci stanno cancellando, abbattendo statue, cancellando addirittura cose importanti, cioè, stanno modificando anche l'insegnamento della musica, stanno modificando il modo di essere, stanno modificando tutto questo. E questo è un colpo di ritorno molto potente che è avvenuto per via del passato coloniale dell'Europa, quindi era calcolato a livello alchemico e stellare che sarebbe successo. E quindi tutto quello che vedete è stato generato per poi avere una Europa, secondo loro, amorfa, tutta unita, secondo loro, e non si potrebbe unire altro che con annacquando, come ho detto, il tutto. Beh, lo sappiamo che cosa sta succedendo, tra l'altro. Un popolo, cioè una nazione, la puoi dominare o entrando con i soldati come fece Hitler, oppure mandando un sacco di poveracci e disperati che non c'entrano niente, sia chiaro, non c'entrano nulla proprio, perché è gente veramente disperata, e quindi mandandoli direttamente a invadere un popolo, cioè, insomma, una civiltà. È quello che successe durante l'impero romano e si disfece, cioè non è possibile non disfare, quindi ciò che la cultura europea, la cultura cristiana europea, non sono un paladino particolare della cultura cristiana, sono un paladino della razionalità e della capacità dell'essere umano di vedere le cose per come sono. La scienza monia è questa, la scienza monia è l'osservazione razionale è di ciò che c'è, senza credere a quello che non c'è. La cultura cristiana è stata poi derivata appunto dalla cultura ebraica e quindi conseguenza con in mezzo la cultura musulmana, una cultura del credere in quello che non si vede, no? Cioè, non, io devo credere all'inferno, al paradiso, al purgatorio, agli angeli e quello e quell'altro. Che esistono da un'altra parte e che non ho la prova che possano esistere. Basta leggere la Summa Theologica di San Tommaso per rendersi conto delle costruzioni mentali che io spererei che le persone europee tornassero alla vecchia capacità
capacità romana di avere la coscienza e la conoscenza della razionalità. Solo la logica può salvare l'Europa, anche perché coloro che attualmente credono ciecamente ai media, ai capi cosiddetti del mainstream e cose varie, ai governi per quanto riguarda quello che è il siero e tutti i suoi miracolosi poteri, stanno credendo. Cioè non stanno facendo nient'altro di diverso di quando fu diffusa la religione cristiana in Europa, no? Dicendo è la religione dell'Europa, ma quando mai? La religione dell'Europa non è quella, la religione dell'Europa è qualcosa di molto più antico, la religione cristiana è la religione dei deserti, cioè non, dovrebbe tornare nei deserti, dovrebbe tornare, non è roba nostra, dovrebbe tornare in Israele, dove è nata, con tutti gli altri che fanno questa tipologia di religione, perché non è assolutamente adatta, per quanto sia, è una religione di sottomissione, no? Anche il fatto di dire ama il prossimo tuo come te stesso è bello. Il problema è se qualcuno non ama se stesso, non amerà neanche il prossimo. Ma è anche una, come viene chiamata da alcune persone, la legge del non vedere chiaro, diciamo così, no? Non devi vedere chiaro, devi credere. Beh, l'Europa sta credendo, cioè i popoli europei stanno credendo che si devono riunire. Per riunirsi c'è bisogno di qualcosa che li incolli, la colla. La colla che li possa incollare è questo siero, ma non solo, e anche tutte le persone che stanno venendo direttamente a riempire, no? Questo continente. Però è una questione, direi, di fatum, perché tutte le lotte coloniali, tutta la sofferenza data, tutti i domini, beh, ricordiamoci che l'Inghilterra ha dominato il mondo intero, voglio dire, no? E se si vanno a vedere le cose che ha fatto anche l'Italia, quel poco, la Francia, cose varie, non è che abbiano veramente, abbiano brillato di, no? Di onestà, correttezza, eccetera, eccetera. Quindi questo torna indietro. Posso dirvi che c'è un gruppo di persone molto alte, molto molto in alto, già da un po' di tempo, che ha generato tutto questo. Uno, di cancellare la cultura europea. Due, di cancellare l'insegnamento della cultura europea, tipo musica, arte, tutto ciò che riguarda le idee, no? Che sono date da, appunto, è qui che c'è lo scontro. E questo, per poter fare questo e quindi far emergere quello che gli europei, diciamo, hanno dominato da molto tempo, allora c'è bisogno di annacquare e cancellare il tutto. Ma questo è stato già generato circa 30-40 anni fa e via via adesso sta arrivando dove deve arrivare. Voglio dire, quindi in Europa c'è questo, e questo è il problema europeo attualmente, non finirà finché non ci sarà poi quella cosiddetta unione de facto, perché adesso è un'unione solamente, cioè, diciamo, per loro, un'unione, diciamo, monetaria, no? Non è un'unione di popoli, perché ognuno rimane con la sua cultura, però se io, come ho detto, se l'Italia è whisky, facciamo un esempio, la Francia è cognac, la Germania è Grand Marnier, vabbè, tutto l'inverso, però sto dicendo questo per dire, la Spagna è, che ne so, la sangria, ognuno ha il suo sapore, se io immetto tanta acqua, alla fine sangria, cognac, whisky, Grand Marnier, Cointreau, e vini e cose varie acquistano un sapore insipido, no? E quindi c'è il dominio. Me lo disse una persona circa 7 anni fa, mi disse, guarda che, ma lo sapevo, però me lo disse, disse, guarda che stanno aspettando, cioè stanno, tra poco arriveranno un sacco di persone, un sacco di immigrati per poter annacquare la cultura europea. E quindi distruggerla per poter poi immettere ciò che è una cultura assolutamente basata sì sul commercio ma anche sul dominio della mente umana.
E per fare questo bisogna togliere non solo l'identità culturale, anche l'identità familiare, no? Ecco, da qui tutte le cose, genitore 1, genitore 2, gender, cose varie, togliere l'identità sessuale, cominciare ad insegnare ai bambini che non devono, anche se sono maschi, femmine nel corpo, non devono pensare di esserlo, no? Attenzione, io non sto giudicando questo, io sto osservando e vi sto dicendo dal punto di vista alchemico, iniziatico, stellare, astrologico, antico, che cosa sta succedendo? È ciò che in alchimia viene chiamato il mischiare della prima materia. Quando io voglio, facciamo un esempio, voglio generare un qualcosa di diverso, che ne so, prendo 10 erbe o 10 minerali, cose varie, li metto direttamente dove? Nell'alcol di vino oppure nell'acqua per aprirle. Aprendole perderanno, poi se li riprendo dopo 20 giorni, perderanno, avranno perso il loro, la loro potenzialità, no? Di essere o rosmarino o rosa o limone o quello che sia, avranno persa, ci sarà una traccia, ci sarà. Quella traccia diventa poi facilmente tolta se aggiungo una materia personale che voglio e poi li metto a distillare. Distillando significa che io metto a distillare delle idee, cioè inserisco nuove idee, inserisco nuovi pensieri, inserisco nuove situazioni. E per fare questo bisogna togliere anche abbastanza libertà, perché per imporre questo bisogna togliere, cose, come si dice, le libertà democratiche. Quindi ecco che tutto ciò che è visibile era già visibile prima, adesso è diventato fattuale. E tutto quello che si vede, per esempio, all'Accademia di Francia a Roma, che sul Pincio è stato tolto un arazzo molto prezioso, perché vabbè, diciamo, rappresentava purtroppo la schiavitù che i bianchi hanno fatto appunto ai neri, portandoli neri, non so come chiamarli, gli africani, perché non vorrei mi prendo la denuncia, insomma, gli uomini di colore, non so che devo dire, comunque quella razza lì, purtroppo c'è così, quando li portavano in America, no? È stato tolto, quindi è stata vista più che altro la parte politica della cosa che non è in linea, no? Con quello che attualmente sta accadendo e si vanno a penalizzare arte che ha portato luce, l'illuminismo stesso è sotto accusa, in Inghilterra non si insegnerà più Mozart e tutto e si darà la precedenza alle musiche tribali nell'Africa e cosa, eccetera, eccetera. Io non dico niente, ripeto, osservo anche perché ho fatto il mio percorso nella mia vita e ho vissuto abbastanza. La mia vita è come se avessi fatto 10 vite. Quindi ho vissuto abbastanza, ho visto, ho realizzato in maniera diversa a livello interiore la realtà delle cose. Quindi non è che mi disturba se ci sia una realtà europea, una realtà africana, una realtà sudamericana, una realtà asiatica. Non mi tocca perché per me è solo una realtà, ossia un'apparizione temporanea nella mente del gruppo, degli esseri umani. È che come per natura tutto viene, vive e poi se ne va, quindi non è che, però lo dico per chi mi ha pregato di dire cosa sta succedendo, non ci sarà una fine finché non sarà finita, quindi anche per quanto riguarda il dispensare la medicina magica che attualmente no, parlano, non ci sarà una fine molto facile perché c'è bisogno di legare, affratellare. Dice, ma questo qui è una cosa positiva o negativa? È una cosa per poter poi giungere a ciò che è un controllo fattuale sulle persone. Già in Italia non si può prendere, non si possono prendere più di 1.000 euro al bancomat, si possono fare queste cose, quindi figuratevi, no? E lui essendo un paese pilota, così come l'Austria, la,
paese pilota per altro. Quindi l'Europa sta diventando e diventerà sempre più una specie di lager, perché dove le persone poi che non saranno d'accordo, spero che non gli accada nulla. Spero ci sono persone che stanno protestando, e attenzione, questo è scritto nel fato, cioè doveva accadere. C'è questo gruppo di persone che ha deciso questo, e questo sta accadendo. Ripeto, questo si chiama legge del contrappasso. Non si può fare nulla, cioè, si può aiutare come sto tentando di fare anch'io per limitare i danni, per aiutare a vivere i singoli, ma non la società. Anche quando io faccio l'aiuto al mondo, lo faccio per aiutare il singolo. Non è possibile, perché è talmente potente questa forza, talmente con tanta diciamo, qualità numerale, che noi siamo pochi, siamo, e quindi possiamo aiutare però chi ha bisogno, quindi individualmente. Infatti, chi sta operando mi sta dicendo che molto spesso sta avendo delle cose positive per se stesso. Per quanto riguarda il resto in generale, ci proviamo, ma ci proviamo e prima o poi qualcosa certamente faremo. Ma tenete presente che mentre noi siamo 100, quelli sono migliaia, anzi, forse sono anche milioni, quindi siamo all'inizio di questa cosa, però qualcosa deve succedere, perché è un pochino la mia speranza. È come, immaginate un mare nero di petrolio, immaginate che noi gettiamo una goccia di acido, no? E via via continuiamo queste gocce di acido, magari piccolissimo, sto mare nero di petrolio, neanche si vede sta goccina, però va a intaccare qualcosa e si vede magari che si comincia a pulire un pezzo di mare, via via si allaga. Ecco, quello che noi stiamo mettendo e che metteremo sono come dei bot, come dei, loro lo stanno facendo fisicamente con quello che danno, noi lo facciamo spiritualmente e psichicamente, mettendo questi robot psichici, che io chiamo i golem, che entrano e qualcosa fanno, e qualcosa piano piano fanno, piano piano fanno. Vanno a erodere, no? Quindi dovete avere pazienza, perché questo è da tempo che si sa, l'ho detto anche tanti anni fa, l'ho ripetuto anche 2 anni fa, quindi era già prescritta questa cosa. Il fatto è che il fatto sotto gli occhi di tutti è che l'Europa è sotto assedio e c'è questo attacco assoluto nel togliere totalmente l'arte, la cultura, l'idea, la politica, e quindi generare crisi su crisi su crisi affinché non ci si riesce mai a sollevare, finché non sono giunti dove devono giungere. Non immaginate che le crisi sono fatte, ci avvengono per caso, non c'è niente che avviene per caso, signori miei, usate la logica. Se io voglio far andare bene un mercato, il mercato va bene; se non voglio farlo andare bene, il mercato non va bene. È una questione di, c'è studiato un po' di economia, voglio dire, no? Non esiste. Ci sono i cicli, ci sono le cose, ma i cicli sono voluti, cioè non è che se io stringo il denaro metto crisi e i miei consumi si abbassano. Se io do il prestito, do i prestiti, allargo il denaro, ci sono i consumi, ma che crisi, ma cosa? Cioè, è tutto generato. E quindi anche questo è generato. Non credete che c'è bisogno di lacrime e sangue, ma per cosa? Ma per chi? No? E quindi tenete gli occhi aperti, tenete, perché purtroppo l'Europa si è fatto tanti, tanti, tanti nemici, ma tanti. Bene o male, questo non lo so, però è chiaro che se io per secoli prendo, schiavizzo, domino, uccido, faccio soffrire, qualcosa me la devo aspettare. Io sono europeo, sono italiano, figuratevi. Cioè, non è che io sono felice di questa cosa, cioè, sono un osservatore, però mi fa male al cuore. Io mi aspetto attentati o chiusure alle opere d'arte, mi aspetto una svendita dell'Italia, no? Mi aspetto una svendita privatista dell'Italia, c'è lo Stato svanire, già lo Stato in Italia non c'è, già il fatto che non potete più votare,
potete, ne potete votare perché tutto si decide da un'altra parte, cioè tutto sta andando e nessuno si muove, cioè la gente si muove perché non può uscire di casa se c'ha, che ne so, quello, no, sapete che non parlo mai molto a lungo di queste cose, non dico i termini perché possono essere censurati, però si muove perché non può andare magari a ballare la sera, ma non si muove per quanto riguarda che non riesce a votare. Non riesce, non è possibile votare. C'è una dittatura reale, cioè, io da lontano che osservo, mi dicevano che qui dove sono io c'è la dittatura, ma qui è oro, ma dove c'è la dittatura? Rispetti due o tre cose come deve essere rispettato nel cui tuo vivere, in Italia c'è la dittatura. In Europa c'è la dittatura, in Italia poi ancora massimamente. Perché? Perché il popolo italiano è guida e venne scelto come sacrificio. E come ho detto, è così, è, voglio dire. Cioè, andate a vedere le cose che succedono in altre parti e andate a vedere invece le cose che sono, che stanno accadendo in Italia. Quindi c'è una differenza molto profonda, molto lunga di questa cosa qua. Quindi io cosa posso dire? Dico che le cose andranno ancora più a peggiorare perché ancora non si è giunto allo scopo. Lo scopo è di piegare completamente, fiaccare completamente l'idea di nazione. E quindi questo gruppo, questi personaggi che stanno annacquando, no? La civiltà europea, ma è chiaro, cioè, insomma, si sa, se io voglio destabilizzare una nazione, lo annacquo, può essere l'Italia, l'Iraq, l'Arabia, l'annacquo con tutto quello che sta succedendo. Vedete la pressione che fanno dall'Ucraina alla Polonia. È molto interessante ciò che disse, che ha detto Putin poco tempo fa, vedendo la situazione europea, dice: ma mi stupisco che l'Europa si stia distruggendo da sola, togliendo e tagliando le sue radici culturali. Noi, grazie a Dio, l'abbiamo già fatto con la Russia, cioè con l'Unione Sovietica, adesso grazie a Dio ne siamo fuori. Beh, la stessa cosa che è successa anche in Cina, questo stato amorfo, no? Dove ci fu la distruzione di ciò che è la cultura antica cinese, cioè lasciando quelle cose assurde, che, no? Questa ideologia assurda, o la stessa cosa della Corea del Nord. Beh, e Putin si è meravigliato di quello, ma forse si è anche congratulato con se stesso, perché una nazione che non ha le basi culturali, e lo si vede perché nessuno si muove, sì, ci sono i cortei, ma qui ci vorrebbe ben altro, voglio dire che dei cortei ci vuole veramente qualcosa di serio, no, per carità, niente violenza, per carità, mai, però ci vuole qualcosa di serio, non basta il corteo addirittura già lo stanno bloccando. Quindi, mancando quell'identità culturale che loro stanno annacquando, mancando anche nei giovani, no? L'idea di famiglia, l'idea di essere qualcosa, ecco, la civiltà individuale, noi abbiamo la civiltà delle formiche, no? Che devono soltanto mangiare, bere, consumare, comprare. Ma questa è la cosa più semplice. Questo gruppo disse: benissimo, come possiamo distruggerli? Come accade nell'impero romano, diamogli di tutto, rendiamoli schiavi della materialità, rendiamoli completamente assoggettati ad avere le macchine, ad avere un lavoro in una certa maniera, ad avere il lusso, ad uscire, ad andare in giro, ad avere, come si chiama, le ferie, a volare di qua e di là, cioè, rendiamoli dipendenti delle cose, televisori, computer, cose, e poi saranno completamente, talmente instupiditi e abituati a questa cosa che ci basterà un pochino poco per farli terrorizzare se perdono questa cosa. Io ho sempre in mente, 2 anni fa, le immagini degli italiani lì alla finestra che cantavano, cioè, sinceramente io mi sono vergognato, perché gli
mi dispiace, lì è l'unica cosa che non ho, mi fa sentire ancora adesso in imbarazzo l'immagine di queste sui balconi che cantavano, perché, vabbè. La mia idea è un'idea tradizionale, è un'idea individuale, la mia idea è un'idea di status interiore guerriero, non di lotta, di guerra, di morte, no, guerriero di farmi vedere logicamente che sta, se è vero ciò che sta succedendo. Se voi andreste a vedere veramente, andreste a vedere veramente cosa sta succedendo, vedreste che non sta succedendo niente di quello che viene detto. Facciamo l'esempio anche, no, di quello che dicono attualmente che c'è in giro, no? Quella piccola particella che c'è in giro e che tutti dovrebbero temere. Non si vede. Ma c'è gente che c'è morta, ma è normale, come ci muoiono per tante altre cose. Dovete pensarle queste cose. Il problema è solo una questione di andare a credere e andare a credere anche a ciò che viene detto da parte di questi personaggi, perché se si scopre che c'è un business colossale dietro, per le strutture sanitarie, è facile capire che se io ti do 9.000-10.000 euro a persona per quanto che sia malato di quella malattia, ma tu mi dici che sono 100 malati di quella malattia, e in più il business di quello che è il dare questa cosa qua per aiutare a far star bene, che non finirà mai perché le varianti saranno tante, anche perché Chiamerà sì, Caterina ecco, N1 0039 perfetto. 37769. Beh, è successo un casino, stavo parlando troppo, evidentemente. Vabbè. Comunque è questo telefono, c'è Caterina che chiama, vedremo chi è questa Caterina, chiamerà Caterina. E però spero che sia Santa Caterina da Siena, no? Caterina da Siena, la protettrice dell'Italia, questa non è una cosa negativa. Forse tendiamo a guardare i simboli, stanno ad indicare che forse una mano santa si stenderà. Però tenete presente che attualmente voi non avete potere su nulla, dovete credere ai dati che vi vengono dati. Non è così, non sono veri. Oppure sono gonfiati, cioè siete sottoposti a un martellamento di quello che è l'idea di questi infiltrati, che sono sia italiani, sia tedeschi, francesi, sono visibili, sono là, voglio dire, che non fanno l'interesse dei popoli, ma fanno l'interesse di un gruppo, questo gruppo che ha deciso questa cosa. E beh, non è che difficile andare a capire cosa, come dicevo, l'idea, diciamo, da guerriero significa di non credere. Il guerriero non crede, il guerriero è socratico, il guerriero si pone delle domande. Guerriero dice: ma è vero questa cosa? Come posso vincere la guerra? E quindi la guerra è quello che sta succedendo adesso. Come posso fare la contromossa? Certamente si guardano bene di fare quello che stanno facendo in Europa, negli Stati Uniti, perché, e lo fanno con piano, perché lì ci sono 399 milioni di armi in mano alle persone, in aumento, perché lì hanno il loro. La Costituzione in cui c'è un comma che dice che il cittadino americano può tenere armi per difendere la Costituzione, quindi stanno attenti. Cosa che in Italia, in Europa, nessuno ha le armi, voglio dire, no? È facile, voglio dire. Quindi instupidisci le persone, digli di credere a cose assurde, digli, colpevolizzali, toglili la cultura, dagli dei medicinali per imbambirli. Li puoi controllare tranquillamente. Purtroppo questo era scritto quando apparve nei cieli la stella sinistra di Ofiuco, capì cosa stava succedendo. Quando ci fu il movimento oscillatorio di luce di Betelgeuse, capì cosa stava succedendo, qualcosa di molto grave, sai, è arrivato.
che dirvi, dovete essere eroi, nel senso che da eros, amare veramente la vostra libertà, perché mi sa che non la state amando tanto. Se veramente amaste la libertà, amereste la libertà, spingereste chi vi guida con demerito, con un'onta veramente brutta di demerito e di tradimento a votare. Sapete com'è facile farlo? Basta incrociare le braccia. È facile. Gandhi ha dato una grande lezione, il più grande guerriero della storia, piccolino, magrissimo, ma lui ha fatto così. Ha incrociato le braccia. È stato fermo. Se voi siete fermi, se voi incrociate le braccia, se voi non ubbidite, non possono fare nulla. Che quando uno non ubbidisce, non può fare nulla, neanche i cortei e le manifestazioni generate da loro, perché queste persone generano questi cortei e manifestazioni, che poi vedete non aggiungono mai nulla, per poter generare nella idea pubblica malcontento, blocchi e cose varie, poi non succede mai nulla. Se invece del corteo tutte rimanessero in casa e non comprassero più, come ho sempre detto, alle multinazionali, zero, sapete cosa succederebbe? Il mondo rinascerebbe, ma in mano vostra. Dovete svegliarvi. Se non vi svegliate, infatti parlo piano perché ancora state dormendo. C'è la violenza, dovete solo stare fermi e non fare ciò che loro vi vogliono far fare, puntando sui vostri desideri. Dominate i vostri desideri, dominate le vostre paure, non ubbidite. Dice, ah, ma mi è stato detto che posso essere licenziato da, che ne so, se lavoro in ufficio. Se ne licenzi uno è chiaro che si spaventano gli altri, ma se tutti... Ecco cosa ha nominato la sicurezza che c'era di tutti prima, quando facevano gli scioperi, veramente si fermavano tutti. E allora lì che c'era veramente un dominio. Ma loro hanno nominato quello. E quindi, ecco, no? Tutte le cose che fanno, il distanziamento, le cose per separarvi, perché insieme siete una forza infinita, infinita. Disubbidite. Perché se quello dell'ufficio dice mi stanno licenziando e tutti si fermano e si fermano a quell'ufficio, paralizzate direttamente quella società, è paralizzata. Pensateci un pochino, il male che vi stanno facendo lo volete voi, sarebbe facile. Io fin da ragazzo non ho mai voluto ubbidire a queste cose e quando c'erano questo io non facevo nulla, stavo fermo, rimanevo immobile. Non ubbidivo e sono stato sempre libero.